Ci sottoponemmo a uno studio elettrofisiologico che mostrò la inducibilità di aritmie ventricolari. E quindi a quel punto lì decidemmo di impiantarti un defibrillatore. Tu eri anche restio all'impianto No, del io non lo volevo defibrillatore, fare. tu non lo volevi fare, eri giovane, eri stato bene fino a quel Mai avuto momento, problemi, non insomma. riuscivi proprio a capire. Dovemmo insistere tanto, alla fine ci siamo riusciti. L'altro giorno stavo vedendo la televisione, la sera, verso le 8:30, le 9, e all'improvviso non ho capito niente, cioè nel Sei svenuto. senso. Interrogando l'apparecchio fa vedere proprio l'evento. Qui il ritmo è normale, è sinusale, poi a un certo punto, scorrendo lungo l'evento, arriva l'aritmia. Eccola qua. Queste oscillazioni sono una torsione di punta, che è l'aritmia classica della sindrome di Brugada. In quel momento il paziente è in arresto cardiaco, lui ormai qui era in fibrillazione ventricolare. L'apparecchio interviene, vedete questo segno dello shock e ripristina un ritmo normale. Ti abbiamo convinto che serve il defibrillatore? Assolutamente sì, almeno per i miei figli, che sono Ok. ancora piccoli.